Per renderci conto che qualcosa sta cambiando, basta alzare lo sguardo verso le montagne. I ghiacciai stanno scomparendo, segno tangibile che le temperature aumentano. È colpa dei gas ad effetto serra, della loro concentrazione nell'atmosfera. È colpa dell'essere umano e delle sue attività. È da questa constatazione che parte il nostro viaggio per capire cosa ci riserva il futuro. La prima tappa ci porta a Zurigo, dove incontriamo uno dei massimi esperti di cambiamenti climatici. Docente al Politecnico, il professor Andreas Fischlin è uno degli autori principali del rapporto 2007 delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, il testo che ha stabilito l'origine umana del surriscaldamento terrestre. A lui domandiamo come sarà la Svizzera del futuro. In 20 Jahren nei prossimi 20 anni gli effetti che già oggi conosciamo si manifesteranno con maggiore intensità. Ci aspettiamo che le temperature in Svizzera aumentino di un altro 3/4 di grado, nel resto del mondo soltanto della metà. Ci aspettiamo poi ancora violente precipitazioni. L'inizio non promette nulla di buono, visto che proprio le piogge violente negli ultimi anni hanno messo in ginocchio il paese. E verso la fine del secolo le cose potrebbero andare ancora peggio. Nel 2080 ogni 2 anni avremo estati altrettanto calde, se non più calde, di quella del 2003. A differenza del 2003 però non avremo più neppure un ghiacciaio. In Engadina, per esempio, i boschi di larici si faranno sempre più radi e finiremo per non averne più. A Davos, poi, potrebbero scomparire gli abeti. Saranno sostituiti da alberi che oggi crescono sull'altopiano. E sull'altopiano alcune zone si trasformeranno in steppa, mentre in Vallese non ci saranno proprio più boschi. Versteppungserscheinungen führen. Im Wallis werden wir mit Bestimmtheit keine Wälder mehr haben.